proprio in quel bisogno, quella necessità che l'essere umano sin dall'origine di essere amato, come le ricerche sul legame di relazione già citate dello psicologo Bondi hanno confermato, e comprendiamo allora come il bambino ha in sé la capacità anche di enfatizzare e capire il proprio genitore, capire le sue difficoltà, capire se c'è un clima poco sincero e poco sereno. Ecco, ogni bambino comprende i propri genitori e le loro difficoltà, dal punto che per amore cerca di mettersi agli occhi dello stesso incapace, o addirittura inserisce su di sé aspetti e comportamenti negativi. Ecco, dicendo queste cose, mi ritorno a quanto Gesù dice a proposito dei bambini, che sono puri di cuore. E vi leggo quanto dice Gesù attraverso le parole di Marco. E chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa a collo una macina da lui e fosse gettato in mare. Ecco, Gesù con queste parole ci fa capire l'importanza che la persona adulta grande ha verso il bambino, che quel bambino crescendo in clima amorevole si porterà dentro di sé una visione ottimistica alla vita, imparerà ad amare, imparerà a volere bene, imparerà a raggiungere i propri obiettivi e i propri scopi. Il bambino ha bisogno di amore, come l'uomo ha necessità di amare, di dare e di ricevere amore. E la sincerità d'animo, l'autenticità d'animo e la condizio sine qua non per la strada dell'amore. Quindi noi possiamo dire che nelle relazioni interpersonali la creazione di un clima sincero e autentico aiuta a superare ogni forma di disagio. E penso che noi dobbiamo fare una riflessione su questo. Qualora non abbiamo vissuto quel clima autentico e sincero, non dobbiamo riparare, e riparare questo clima spesso ci costa fatica, ci costa un po' rivedere quello che abbiamo ricevuto, quello che abbiamo ricevuto di altri. Quindi sta a noi rivedere, ricompensare, ristrutturare attraverso anche un significato di fede, per carità, quell'esperienza, rimodellarla, ristrutturarla, finché possiamo trovare il nostro benessere. Come lo facciamo? Come ce ne accorgiamo? Che siamo in una situazione in cui non abbiamo vissuto un clima sincero e autentico. Ce ne accorgiamo ogni qualvolta ci proponiamo degli obiettivi e non li raggiungiamo. Ce ne accorgiamo ogni qualvolta le nostre relazioni falliscono, ci accorgiamo ogni qualvolta ci chiudiamo nella solitudine, ce ne accorgiamo ogni qualvolta non ci apriamo agli altri. Personalmente credo che ogni persona, quindi per giungere a mantenere le proprie condizioni limitanti, per accrescere la propria stima, debba confrontarsi con questo elemento fondamentale che è lo schema relazionale. E in questo schema che si apprendono le compostazioni, le valutazioni, e queste agiscono inconsciamente e fanno nascere noi dubbi e disagi sulle nostre capacità di affrontare con pacatezza le situazioni della vita. Tutto quanto radice in questo clima poco sincero che si struttura intorno alla persona. Quanto più questo clima
tanto più noi possiamo ripeterlo, direbbe Freud, con una coazione a ripetere il nostro stimolo per le relazioni. Ecco, io penso che noi dobbiamo fare una riflessione se vogliamo rapportarci alla vita, al nostro quotidiano, in termini di severità, di equilibrio. Io mi fermerei a questo punto e darei luogo a delle telefonate. Trovavo
tenerezza, trovavano amore, però ora sono in una situazione molto, molto, molto sofferente. Guardi, diciamo quello che lei mi ha detto è significativo ed appropriato anche con quanto abbiamo espresso, perché mi ha detto anche che ha fatto un percorso da una psicologa, e non so se lo sta facendo, ma un percorso che vive costantemente uno stato ansioso. Ecco, io mi chiederei, e a partire da questo stato ansioso, che cosa significa? Significa che lei è esigente con se stessa, si dice, mi ha detto che ha vissuto in un contesto di clima relazionale severo. Ecco, quanta critica ancora inferisce su se stessa, appunto da provocare anche qualche disagio fisico. Ecco, io starei attento a fare una riflessione se quel clima vissuto poco autentico, ricco di severità, no? E di criticità, lei lo ripete ancora con se stessa, ecco, tenendo presente che il passato si deve sbilanciare dal presente. Farei una riflessione su questo aspetto, magari una riflessione anche con la psicologa. Bene. Pronto? Pronto. Pronto? Pronto, pronto. La sento. Buongiorno, sono Marina. Sono Marina e chiamo da Roma. Sì. Sono vedova e ho due figli. Sono stata insegnante per 40 anni e sono venuta fuori da una famiglia dove i miei genitori poverini adesso non ci sono più, quindi non potrei neanche ripercorrere riprendere un rapporto con loro maturo e diverso e spirituale, soprattutto come sto facendo in questo percorso di vita invece attualmente. La canzone a ripetere io l'ho avuta anche come moglie, cioè quando c'era mio marito, e come madre. E i miei figli hanno risentito, cioè io volevo confermare quello che ha detto, perché anche mio figlio grande va tuttora in terapia, perché lui ha vissuto un ambiente familiare in cui si sentiva altamente giudicato e criticato, e quindi un clima anche a sua volta non autentico tra me e mio marito. Ora, ecco, quando succedono queste cose e una persona non vuole fare un percorso psicologico perché si è affidata completamente al Signore, perché dietro questo progetto, anche questa caduta, no? questa sofferenza, c'è un progetto di Dio che noi non possiamo sapere, ecco, quanto la preghiera e quanto un percorso spirituale possa aiutarci a superare anche tutte le critiche che noi facciamo per il nostro passato e che abbiamo attraversato, e con le persone affettive che il Signore tra l'altro ci ha messo vicino. Grazie, l'ascolto per radio. Bene, bene Marina, insomma, mi ripeto dall'ultimo aspetto, no? Quanto il Signore ci ha messo vicino delle persone, probabilmente diciamo ci mette alla prova, no? E noi da un punto di vista psicologico abbiamo anche la responsabilità e il dovere di porci in una relazione proprio in termini anche di prova, e anche nel fare meglio per cambiare delle situazioni. E certo, quello che ho notato è che lei ha fatto dei cambiamenti, forse ha diciamo zittito, no? Quella critica interna, e ha cambiato un po' il suo anche clima relazionale attuale, anche facendo riferimento a un percorso che lei ha detto. E senz'altro la preghiera come spunto di riflessione è importante, ma è anche importante soffermarsi a vedere e sviscerare, no? Il proprio clima del passato per vedere chi siamo stati. E lei già ha svolto la quazione a ripetere, e le riflessioni costanti senz'altro possono essere di aiuto a futuri cambiamenti. Più si cambia nel presente, in termini anche di spiritualità e di psicologia, e più ci apriamo agli altri, e l'apertura dell'altro